No a governissimi o a governi di transizione. La linea dei 5 Stelle non cambia e Di Maio manda un avvertimento a Salvini, rilanciando la strada del dialogo con il PD. Giuseppe Carboni. A forza di tirarla, la corda si spezza, il ragionamento fatto da Di Maio, perché dopo settimane di dichiarazioni incrociate, di viti contrapposti, è il momento di stringere. E così a Salvini, che prova a dettare i tempi e le condizioni per la formazione del governo, legandolo all'esito delle elezioni regionali in Molise e in Friuli Venezia Giulia, il capo politico del movimento risponde. Noi per aspettare i comodi di Matteo Salvini, prima del 15 maggio non abbiamo un governo. Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi due forni si chiude, non è che stiamo qui ad aspettare i comodi di chi si deve fare le campagne elettorali sulla pelle degli italiani. Se si abbassa la temperatura dell'interlocuzione con la Lega, perché un governo con tutto il centrodestra per i 5 Stelle non è praticabile, Di Maio prova a ravvivare quello con il PD. Da settimane arrivano segnali, ma nessuna interlocuzione ufficiale. E nel processo di avvicinamento ai democratici, maturato dopo il secondo giro di consultazioni al Colle, ha il suo peso la crisi siriana. Il capo politico dei 5 Stelle conferma la scelta filoatlantica e riconosce il lavoro fatto da Gentiloni. I parlamentari del movimento aspettano di conoscere le decisioni del presidente Mattarella per uscire dallo stallo, convinti che in questa guerra di posizione la chiave vincente sia quella del contratto di governo. Diciamo di no a governissimi e governi di transizione, vogliamo invece il governo del cambiamento e per questo stiamo lavorando al contratto di governo, che è dentro ai temi che interessano i cittadini. Chi fa tatticismi politici fa solo il male di questo paese.